sempre un piacere ritrovarci in questo importante appuntamento ed è importante perché parliamo delle cose che riguardano la nostra vita spirituale, del nostro presente, del nostro futuro con Dio o senza Dio. Non riteniamo di dover presentare una nuova religione, non è questo il nostro scopo, ma vogliamo piuttosto sensibilizzare quanti sono alla ricerca della verità e vogliamo ancora una volta dirvi che solo la Bibbia è la parola di Dio, è Dio che ci parla attraverso questa divina parola, parla al nostro cuore, parla alla nostra vita e ci dice quello che è necessario fare per essere in pace con Lui. Ora, seguire Cristo è importante, seguire Cristo richiede a volte anche rinuncia, sofferenza, privazioni. A volte si pensa unicamente a Cristo quale liberatore, quale consolatore, quale aiuto, e sicuramente Gesù è tutte queste cose e anche tanto altro, ma è importante comprendere che per seguire Lui c'è bisogno della rinuncia, c'è bisogno di avere una piena consacrazione. Lui stesso lo dice nel Vangelo di Luca troviamo queste parole che diceva a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Questo è il programma di Gesù. È un programma sicuramente piacevole, importante, perché è utile per la nostra vita spirituale, ma non è detto che sia economico, che sia scontato. È un cammino che richiede impegno e rinuncia. Se uno vuole venire dietro a me, dice Gesù, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Di questo parleremo nel corso del programma di oggi, ma intanto vogliamo ascoltare la testimonianza di Emanuela Garofalo nella Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia a Milano e poi un coro formato in realtà da due cori che canterà l'inno Egli è degno. Mi chiamo Emanuela, ho 31 anni e sono nata in una famiglia di credenti, una famiglia che ha sempre vissuto per servire il Signore, per seguirlo. Sin da bambina ero seduta tra le panche dove siete seduti voi, mentre i miei genitori provavano alle prove del coro. E per me è stato importante anche vivere questo, perché ho scoperto che vedendo loro c'era passione in questa cosa, c'era davvero un amore che andava al di là di quello che io potevo immaginare. E un giorno mi sono resa conto che il Signore, nella sua immensità, nella sua grandezza, mi stava dicendo che mi amava, che amava proprio me, che non amava solo i miei genitori, i miei fratelli, eccetera, ma amava anche me. Avevo 15 anni quando ho affrontato questa esperienza e lo ringrazio perché da lì mi ha sempre accompagnato. Insieme alla mia famiglia abbiamo passato anche dei momenti difficili, ma insieme ci siamo resi conto che il Signore è colui che può ricostruire, che il Signore è colui che dona l'amore, che il Signore è colui che fa ogni cosa nuova. E lo ringrazio perché nel momento in cui anch'io ho avuto la mia famiglia, mi sono sposata, il Signore ha messo al mio fianco un suo figliuolo che ama il Signore, ho ringraziato l'esperienza che il Signore per l'esperienza che avevo vissuto nella mia famiglia, perché potevo anch'io metterla in pratica nella mia famiglia. In questi tempi in cui, se ci guardiamo intorno, le famiglie vanno sgretolandosi, vanno rompendosi, io vi voglio dire che invece il Signore le rende forti, perché ho provato con mio marito a inginocchiarmi ai suoi piedi e sentire quanta gioia, quanta pace il Signore ci può dare anche affrontando magari delle difficoltà, anche essendo in momenti magari difficili, duri, ma
inginocchiandoci insieme, essendo uno davvero insieme ai suoi piedi, lui poteva darci quello che il mondo non poteva darci, quello che noi stessi non potevamo darci l'uno con l'altro. E il Signore ci dava sempre qualcosa di nuovo, ci ha sempre dato qualcosa di nuovo, di duraturo, e lo ringrazio. Ci ha donato una magnifica bambina, e vi dico questo perché gli abbiamo dato un nome particolare, si chiama Abigail, e significa Dio è la mia gioia. Non è stato a caso questo, perché davvero vogliamo testimoniare che Dio è stata la nostra gioia, che Dio è la nostra gioia, anche se ci sono momenti difficili, e preghiamo che il Signore possa anche essere la sua gioia. Il Signore può dare pace, può dare gioia, può dare forza, e soprattutto è quello che a cui se ci affidiamo anche nelle difficoltà, nei momenti difficili, in cui forse ci sembrerebbe più facile lasciar perdere, lasciare andare tutto, no, lottare e stringerci per mano con Lui, allora Lui può fare davvero qualcosa di meraviglioso. Il Signore sia lodato.
ringraziamo il coro di Milano per questo bellissimo inno. Il Signore certamente è degno della nostra lode. Forse non l'avete mai fatto, ma imparate anche voi insieme a noi a lodare Dio perché Egli è degno. Vi do il nostro indirizzo così potete scriverci. Sapete, tanti l'hanno già fatto, si sono messi in contatto con noi attraverso la corrispondenza, via email o hanno semplicemente telefonato a quel numero che è in sovraimpressione. Ed è importante avere questo contatto anche per chiarire alcuni aspetti della fede. L'indirizzo è Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica, cristianioggitv@assembleadidio.org. Bene, vogliamo ora passare all'ascolto della predicazione, della parola di Dio. Il pastore della Chiesa di Milano, delle Assemblee di Dio in Italia, il pastore Elio Varricchione, ci parlerà da parte di Dio, siamo convinti di questo, e il titolo che ha dato alla sua meditazione è Seguire Gesù anche in salita. Ascoltiamo. E vi leggo un passo nel Vangelo di Giovanni. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Passo al verso 66. Da allora molti dei suoi discepoli si ritirarono da lui, si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremmo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Fino a qui il messaggio di Gesù, che è chiaro, è inteso come duro, e il messaggio duro invece deve essere chiaro, e questo messaggio oggi si tradurrà in questi termini: segui Gesù anche in salita, quando la tua vita richiede degli sforzi, anche in questa condizione segui Gesù, come nel caso opposto fecero quelli che abbandonarono Gesù nel momento della difficoltà. Noi sappiamo benissimo, se un po' conosciamo i Vangeli, che Gesù non ha mai dipinto di rosa la via del credente, la via che deve compiere, la corsa che deve attuare il credente. Non ha mai presentato così semplice il cammino del cristiano. Le parole di Gesù sono sempre state molto oneste. Voi, dice Gesù, troverete sulla vostra strada delle tribolazioni, qualche nemico vi metterà sul percorso, degli ostacoli. Questo nemico non si chiama Gesù, è il nemico di Gesù e quindi il nemico dei seguaci, dei discepoli di Gesù. Arriva fino a lì a scoraggiare, a dire: attenzione, dovrai combattere una guerra con realtà nascoste che saranno invisibili, saranno delle trappole per te e dovrai tenere gli occhi molto aperti. E il Signore però non ci lascia soltanto con questa pericolosità del nostro viaggio, ma ci dice anche: io sarò con voi, io vi accompagnerò, sarò con voi fino alla fine dell'età presente, e ci mostrerà il pericolo, ci mostrerà la pietra d'inciampo, ci mostrerà l'ostacolo alla nostra stessa crescita nell'andare verso il Signore. Ma non ci sono solo le tribolazioni, ci sono anche le prove. E le prove della fede, queste sì che vengono da Dio. E il Signore usa maniere differenti per provare noi stessi, per verificare noi stessi. E fatemi dire, non ne avrebbe bisogno per sé, perché sa bene come noi avremmo reagito di fronte a una tale situazione, ora ne vedremo alcune, ma lo fa per mostrare a noi come reagiamo di fronte a queste prove, in modo che la nostra fede possa crescere. E qui ho davanti tre servi di Dio che hanno incontrato
tribolazioni di varia natura, ma in questo caso sono stati, il primo è stato provato dal Signore. Servi che stanno camminando in salita, uomini come noi. Abramo stava camminando davvero in salita. Dopo diversi anni ormai, da quando gli era stata promessa la nascita di un figlio, lui nella sua condizione anziana e sua moglie di sterilità, finalmente era nato Isacco. Ma un bel giorno, mentre Isacco era un adolescente, quindi in grado di intendere, non era un bambinello, quando nel corso degli anni si era stabilito un legame straordinario di affetto tra Abramo e il figlio Isacco, sapendo peraltro che era nato in quella maniera miracolosa e che da lui sarebbe continuata la sua progenie, la progenie di Abramo sarebbe passata per Isacco e via di seguito, e tramite quella progenie è arrivato Gesù. Bene, in questo momento cruciale della relazione così affettuosa tra un padre e un figlio, Dio chiama Abramo e gli parla per nome e gli dice: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che ami. Per evitare che si sbagli, lo chiama per nome Isacco. Prendi Isacco e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Ed è scritto nel libro della Genesi che Abramo fece il suo viaggio in salita, durò 3 giorni e 3 notti. Ebbene, quest'uomo in questi 3 giorni e 3 notti arriverà alle falde della montagna, dove lascerà gli asini, i servi, e prenderà la legna e la metterà sulle spalle del figlio, e con il fuoco e il coltello inizieranno a salire quella montagna. Ma prima di farlo disse queste parole ai servi: noi andremo fino là, in cima a questo monte, adoreremo e poi torneremo a voi. Ma chi gliel'ha detto? Ma chi ha rivelato ad Abramo che lui avrebbe riavuto questo figlio, come dirà lo scrittore della lettera agli ebrei, per una sorta di resurrezione? È quell'Abramo che aveva appena imparato a conoscere Dio, che si trova a dover misurare se stesso con una realtà così più grande, e la fede in lui, che poi verrà definito il padre della fede, esploderà al punto da dire: io farò quello che Dio mi ha chiesto, ubbidirò al nome del Signore, alla sua parola, e io so che lui mi ridarà mio figlio. E così è stato. E quando arriverà il momento nel quale lui sarà pronto a uccidere il figlio legato su quell'altare, su quelle fascine di legno, con il fuoco pronto, ci sarà una voce dal cielo che lo fermerà, direi quasi un braccio umano che fermerà quella mano e gli dirà: basta, perché ho visto la tua obbedienza. E accanto troverà dietro di sé un montone lì ingabbiato in qualche cespuglio, e quel montone prenderà il posto di Isacco e sarà sacrificato e sarà offerto a Dio, figura fantastica di quello che avverrà con Cristo, il quale sarà lui che pagherà come quel montone per un altro, e quell'altro siamo noi. Cosa è successo quindi? Che Abramo è stato provato, gli è stato chiesto il meglio e lui non lo ha negato a Dio, è stato obbediente, e la prova ha fatto risultare Abramo un vincitore, pronto a camminare ancora con il Signore. Brevemente citerò Giuseppe per parlare anche un po' ai giovani, ai ragazzi, agli adolescenti. Giuseppe ha iniziato a camminare in salita che aveva 17 anni. Giuseppe è stato venduto dai suoi fratelli, è stato minacciato di morte e poi finalmente dato a una carovana che lo ha portato ben lontano dalla sua terra. È diventato schiavo del capo delle prigioni, del faraone. È stato lì per essere travolto dalla passione della moglie di costui, Potifar, ma resistette, e a causa di questo finì in galera, e da quella galera non uscì per 2 anni. Chissà quante volte io stesso al suo posto avrei detto: ma forse questo Dio di cui mi ha parlato mio padre non ha niente a che spartire con quello che si sta comportando così con me, cosa ho fatto di male per essere qui in prigione? Beh, avverrà che questo giovane dai 17 ai 30 anni sarà in quella condizione. Ma alla fine di questo lungo periodo
13 anni della sua gioventù, gli ultimi spesi in quella prigione, ci sarà Dio che arriverà per tirarlo fuori. E tramite la capacità di rivelare e interpretare i sogni del faraone, quell'uomo, Giuseppe, ormai uomo, verrà tirato fuori da quella buia prigione e diventerà il numero due dell'Egitto. Ma questo non conta rispetto a quello che potrà fare, perché quel Giuseppe sarà lo strumento utilizzato per preservare il popolo di Dio, la sua famiglia innanzitutto e l'intero popolo di Dio, da cui verrà di generazione in generazione tutto il resto, fino al Messia e fino a oggi ancora. Cosa ha imparato questo giovane? Ha imparato con questa prova la costanza, il sapere attendere i tempi di Dio, di sapere rispondere di sì ad ogni occasione in attesa che il Signore parlerà e si presenterà. E Giuseppe non era un conoscitore di Dio di gran lunga, come molti di noi non hanno conosciuto, non conoscono il Signore, ma nel cuore viene lavorata quella parte di sensibilità che permetterà a Dio di farsi conoscere. Finisco con i tre amici di Daniele. Qui parliamo di una prova letteralmente con il fuoco. Tre giovani portati via da casa loro, deportati dalla loro terra di Israele in Babilonia e portati alla corte del re per essere istruiti. In tre anni, giorno e notte, devono essere trasformati in macchine da guerra, direi, per poter passare al servizio del re. Dovevano imparare la cultura, la lingua dei caldei, dovevano mangiare e bere solo quello che si forniva alla mensa del re, cosa che alla fine non fecero, per scegliere invece un'altra maniera di non contaminarsi con questi cibi. Ebbene, ragazzi, giovani, svuotati della propria identità, avrebbero potuto ben prendersela con Dio, il Dio degli ebrei, e dire: ma cosa stai facendo? Tu sei un Dio che ci parla di libertà. E un bel giorno ebbero l'opportunità di farlo. Questo re decise di costruire una statua. Pensate, un colosso e dire poco, 30 metri di altezza. Una statua enorme, con un editto. Se al suonare di quelle trombe tu non ti inchini, tu sarai gettato nella fornace ardente. E questi tre presero in cuor loro la risoluzione di rimanere fedeli al loro unico vero Dio. C'era il fuoco come minaccia, c'era la morte, e che morte! Ma sentite cosa dissero. Nel parlare con il re, che chiese spiegazioni del perché non si erano inchinati, lui disse: il nostro Dio, loro tre dissero, il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Questi uomini furono gettati vivi nella fornace ardente di fuoco, alimentata 7 volte più che il solito. A un certo punto il re, che aveva a cuore questi giovani, si affacciò tramite chissà un vetro per guardare giù, e con stupore massimo vide che laggiù non c'erano tre corpi bruciati, arrostiti, forse spariti, dissolti dal fuoco, ma vide 4 persone che camminavano bellamente sul pavimento della fornace. E questo re disse agli altri: ma non abbiamo buttato giù 3 uomini? Come mai ne vedo 4? E il quarto ha le sembianze di una divinità. E questi furono chiamati fuori. Non uscirono in 4, uscirono di nuovo in 3. Ed è scritto che quei 3 neanche un capello gli si era bruciato. I loro abiti non avevano odore né di fuoco né di fumo. E quel re riconobbe che il Dio di quei 3 era l'unico vero Dio, e con un editto rese quel Dio il Dio che andava seguito pur in quella religione pagana del suo tempo. Cosa ci insegna, cosa ha insegnato loro e cosa insegna noi? Quando anche tu dovessi passare per le prove del fuoco, ci sarà il figlio di Dio, quel figlio degli dei, così come l'aveva capito il re, ci sarà il figlio di Dio che starà con noi
e passeremo attraverso il fuoco e ne usciremo indenni con l'aiuto del nostro Signore. Finisco con queste parole. Molti, quando si tratta di seguire Gesù, e va tutto bene, d'accordo. Quando le cose iniziano a diventare difficili, sono quelli che se ne vanno. E c'è una domanda che oggi Gesù ci ripete, quella che ha fatto a suo tempo agli apostoli. Gli altri se ne sono andati, ve ne volete andare anche voi? E a noi spetta rispondere a questa domanda. Io non mi chiamo Pietro, ma ognuno di noi può rispondere come Pietro. Signore, dove andremmo noi? Anche se il cammino è in salita, tu, Signore, hai parole di vita eterna. E noi ti seguiremo, ovunque andremo. Anche se poco ti conosciamo, vogliamo avere fiducia in te e vogliamo seguirti. E sappiamo che il nostro cammino è in salita, a un certo punto, come in ogni caso, in cima a ogni salita ci sarà una discesa. Anche la nostra salita un giorno terminerà e ci sarà il vantaggio per la vita naturale per sempre qui sulla terra e per l'eternità nei cieli di essere stati fedeli al Signore, al quale io rendo il ringraziamento del cuore, perché Lui conosce quello che siamo e non ci lascerà da soli e sarà con noi per sempre. Amen. Dio si benedica. Ringraziamo Dio per la sua preziosa parola e vogliamo pregare che Egli ci aiuti a seguire Cristo fedelmente ogni giorno. Signore, grazie, grazie perché tu continui a parlare e la nostra promessa, il nostro proposito è quello di seguirti ogni giorno, di esserti fedeli, anche quando verranno le difficoltà, anche quando questo richiede rinuncia, noi vogliamo essere pronti a seguirti. Sappiamo che non siamo soli, ma tu sei con noi ogni giorno e ci dai la forza per vincere, la forza per andare avanti. Ti preghiamo per i tanti che hanno il desiderio di fare la tua volontà. Aiutali e benedicili nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Il programma volge al termine, ma intanto desidero segnalarvi questo libro che offriamo a tutti in omaggio. È intitolato La via della salvezza. È di D.L. Moody, un famoso predicatore del passato. Scrivete alla nostra redazione e segnalate questo titolo, La via della salvezza, e vi invieremo gratuitamente questo libro. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.